In questa bella casa nelle vicinanze di Zurigo vive e lavora da molti anni Dora Kalf, famosa psicoanalista svizzera della scuola che fa capo a Carl Gustav Jung, il celebre studioso zurighese. Dora Kalf appartiene ai pionieri della psicanalisi. Modesta, riservata, forse poco nota al grande pubblico, è conosciuta nel mondo per una tecnica terapeutica da lei sviluppata, la terapia del gioco con la sabbia, una terapia che permette di accedere in modo nuovo nell'intimo dell'uomo. Dora Kalf tiene annualmente seminari di formazione, oltre che in Europa, anche negli Stati Uniti e nel Giappone. Nach dem Krieg habe ich einige Jahre in den Bergen zugebracht. Dopo la guerra ho trascorso alcuni anni in montagna, in un villaggio di appena 80 abitanti. Il caso volle che si trattasse proprio del paese in cui veniva in villeggiatura la famiglia Jung. Così abbiamo fatto conoscenza e siccome dopo la guerra avevo intenzione di continuare i miei studi, furono lo stesso Jung e sua moglie a suggerirmi una formazione di psicoanalista. Jung und der Familie gekommen, dass ich zum Analytiker ausgebildet werden sollte. Auf diese Weise bin ich finì quindi per lasciare la montagna e venirmi a stabilire in questa casa, perché fare su e giù tutte le settimane era troppo scomodo. Poi cominciai un'analisi. Nachher habe ich also Analyse angefangen. Wo in dove? A Küsnacht? A Küsnacht, con la signora Jung, perché mi sono subito resa conto che era una donna eccezionale. Mi è subito piaciuta, ha saputo in poco tempo ispirarmi molta fiducia e per questo l'ho scelta. Di tanto in tanto, naturalmente, ho avuto anche occasione di parlare con Jung e di analizzare con lui certi sogni. Insomma, li ho conosciuti bene tutti e due. E come ha sviluppato la sua tecnica? Dunque, ho seguito un'analisi per 5, quasi 6 anni e ho studiato anche all'Istituto Jung. E verso la fine della mia formazione, Jung e sua moglie mi hanno proposto di specializzarmi in psicologia analitica dei bambini. Allora non c'erano analisti per bambini e ragazzi a Zurigo. E sa come gli è venuta quest'idea? È una storia abbastanza buffa. A quell'epoca i nipotini di Jung venivano spesso a trovarmi perché avevano pressappoco la stessa età dei miei due ragazzi. Apparentemente, quando tornavano a casa dopo queste visite, erano molto bravi, o perlomeno così mi è stato detto. Non si comportano mai così bene come dopo essere stati a casa sua, diceva sempre la signora Jung. Probabilmente lei ci sa fare con i bambini. Non avevo mai pensato a questa specializzazione. Naturalmente mi sono informata sulle possibilità di lavorare con i bambini sul piano analitico e subito ho cercato se non vi fosse un'altra via per avvicinarmi al loro inconscio, oltre ai sogni e ai disegni. Entrambe queste vie mi parevano insufficienti per arrivare veramente al cuore della psiche infantile. Più tardi, per caso, ho partecipato ad un congresso di psichiatria a Zurigo, durante il quale la dottoressa Löwenfeld di Londra aveva mostrato delle fotografie sulle sue terapie con l'uso della sabbia. La cosa mi ha immediatamente affascinata e ho subito pensato che quello potesse essere eventualmente il mezzo adatto per afferrare l'inconscio del bambino.
Perciò ho voluto incontrare la dottoressa Leuvenfeld. Durante il colloquio abbiamo stabilito che sarei andata nella sua clinica per bambini a Londra per osservare e studiare il suo metodo. Che anno era all'incirca? Era il 1949. Il metodo consiste in un gioco con della sabbia contenuta in una cassetta. Inoltre al bambino sono messe a disposizione un gran numero di figurine. Può così rappresentare, diciamo così, il suo mondo interiore. Per la dottoressa Leuvenfeld si trattava principalmente di un mezzo diagnostico. Faceva giocare il bambino e dal gioco, in qualche modo, era in grado di trarre una diagnosi. Durante le mie osservazioni, tuttavia, mi resi conto che se si ripete più volte questo gioco con il bambino, si avvia un processo analogo a quello che Jung ha descritto nell'uomo adulto e che ha chiamato processo di individuazione, cioè di crescita interiore. In altre parole, esiste per ognuno di noi un cammino, una via che dobbiamo percorrere durante la nostra vita. Una via verso una sempre maggiore coscienza. È lo sviluppo dell'uomo, dallo stato di inconsapevolezza del bambino a quello dell'adulto cosciente. Entwickelt sich der Mensch zu einem bewussten Menschen. E quanto ho potuto osservare facendo giocare i bambini con la sabbia. Wenn ich beobachten konnte, wie die Kinder immer wieder im Sandkasten gespielt haben. E la cosa straordinaria è che si tratta di uno sviluppo indipendente dal linguaggio parlato. Ja, es ist. Sì, noi spieghiamo al bambino, o anche agli adulti, come si gioca, ma non diamo nessun schiarimento su ciò che accade durante il gioco. Direi, insomma, che si tratta di un processo interiore che viene vissuto a livello di esperienza piuttosto che a livello di comprensione. O in altre parole, diciamo che si tratta di comprensione interiore piuttosto che di comprensione razionale. Lei si avvale di questa terapia, come ha detto, non solo con i bambini ma anche con gli adulti. Ho lavorato per circa 7 anni esclusivamente con bambini. Poi a un certo punto alcuni genitori sono venuti a dirmi: il bambino è cambiato da così a così, ma la sua terapia ha cambiato anche noi. Cosa gli ha fatto? E allora ho risposto: è un po' difficile spiegare cosa avviene. Forse andrebbe anche a lei di provare. E così alcuni genitori, a loro volta, hanno provato a giocare con la sabbia. L'hanno trovato soddisfacente e hanno espresso il desiderio di continuare per una serie di sedute. La terapia elaborata da Dora Kalf è molto particolare e anche affascinante. Si tratta infatti di una via che permette al bambino, ma anche all'adulto, di accedere al suo mondo interno, di capire i suoi problemi e di superarli senza fare uso della parola o della ragione, ma passando attraverso l'esperienza, i sentimenti, superando così l'ostacolo della intellettualizzazione
o del ridurre tutto a parole, pericoli tanto presenti nell'uomo di oggi. Eccoci nella stanza dove ricevo i miei clienti. Come vede, è una stanza da gioco. L'esperienza mi ha provato che l'attività ludica ha una grande importanza nella terapia. In realtà l'uomo è interamente uomo soltanto quando gioca, ha scritto Schiller nei suoi saggi sull'estetica. Cosa voleva dire? Voleva dire che solo nel gioco si è realmente liberi di fare quel che si vuole veramente, senza costrizioni. Perciò il fondamento della mia terapia è ciò che io chiamo uno spazio libero, ma anche uno spazio protetto. Uno spazio libero in cui il cliente, ovvero colui che gioca, è accettato per quello che è, in cui può muoversi liberamente ed esprimere ciò che magari in altre circostanze non potrebbe fare. Ausdruck geben dem, was vielleicht, wenn in einer anderen Situation ist, nicht tun könnte. Come vede, qui c'è una cassa di sabbia. Le sue dimensioni sono studiate per corrispondere precisamente al campo visivo umano, il che vuol dire che quando qualcuno è seduto qui, dove sono io adesso, può vedere l'intera cassa senza dover girare la testa a destra o a sinistra. Questo significa che ciò che produrrà ora, nel gioco, sarà racchiuso in queste misure, che corrispondono a misure corporee. Che cosa succede adesso? Faccio vedere al cliente le casse. In questa c'è sabbia asciutta, nell'altra sabbia umida, che è stata bagnata con acqua, e gli dico di metterci tranquillamente le mani dentro per sentire quale gli piace di più, quale lo attrae. Così può scegliere se utilizzare la sabbia asciutta o quella bagnata. Gli spiego poi che il fondo è blu, il che evoca, in qualche caso, immagini di acqua o di due colori che si completano. E gli dico di toccare, di muovere la sabbia con le mani. In tal modo si formano delle figure, una collina o eventualmente un laghetto. Quasi wie Figuren heraus, vielleicht ein Hügel oder unter Umständen ein kleiner See. Und wenn man sich dann ein bisschen darüber e se si riflette, o se si lasciano correre i pensieri, o se si guardano queste figure, vengono probabilmente in mente certe cose che si vorrebbero rappresentare. Man denkt zum Beispiel an einen Baum oder hier. C'è chi pensa ad un albero o, come qui, ad una vigna. Allora dico semplicemente di farlo. Ci può essere un solo elemento oppure se ne aggiungono altri ed è così che nasce un intero quadro. E la cosa più interessante è che a un certo punto, senza ragione apparente, il cliente improvvisamente dice: adesso è finito. Egli ha dunque espresso così un contenuto interiore che probabilmente non avrebbe potuto esprimere con le parole. Ora bisogna che il terapeuta,
e gli offre questo spazio, riesca a vivere, a sentire ciò che il paziente esprime. Auch miterleben kann, was in diesem Sandkasten vor sich geht. Denn ich habe gefunden, dass es besser ist. Ritengo che sia meglio non interpretare questi contenuti. È come se qualcosa che prima era invisibile tutto ad un tratto diventasse visibile, emergendo dagli strati dell'inconscio. Der vorher unsichtbar war, also aus unbewussten Schichten im Menschen hervorkommen. Wenn ich nun sofort Se ora io lo interpretassi subito, questo contenuto verrebbe elevato troppo presto a livello di conscio. È meglio aspettare perché, come ho potuto osservare, se il cliente gioca a intervalli regolari con la sabbia, si assiste al compimento di un grande processo. Tale processo corrisponde, nelle grandi linee, a ciò che Jung ha chiamato processo di individuazione. È un processo, come ho già detto, a cui ogni individuo deve sottostare per lo sviluppo della sua personalità. Torniamo al paziente. Egli esprime dei contenuti inconsci. Ora, io ho scoperto che attraverso il gioco regolare con la sabbia, questo processo conduce proprio nelle profondità dell'inconscio e addirittura ne tocca diversi strati. Ciò che mi propongo, insomma, è che ci si spinga nel più profondo del nostro essere, perché qui risiede un principio di totalità, di integrità, che Jung ha chiamato di una personalità completa, dove scuro e chiaro, inconscio e conscio coincidono. E questo è il centro dell'uomo. Qui si trova anche tutto il potenziale di sviluppo. Se si ha la fortuna di arrivare fin qui, di penetrare nell'integrità dell'essere, si ha la possibilità di sviluppare da questo stesso centro una nuova struttura della personalità che meglio corrisponde al principio dell'integrità. Ganzheitlichen Aspekt des Menschen vorzudringen, haben wir andererseits die Möglichkeit, von dort aus eine neue Persönlichkeitsstruktur quasi zu entwickeln, die eben dem ganzheitlichen Prinzip besser entspricht. Denn er kommt ja meistens, weil irgendetwas. Di solito, nella maggioranza delle persone, vi sono difficoltà. Dobbiamo capire da che cosa esse derivino per poterle aiutare. Mi sono resa conto molto spesso che esse derivano dal fatto che qui in Occidente ci siamo sviluppati in maniera molto unilaterale, privilegiando, per esempio, l'aspetto razionale e tecnico. Certo, questi aspetti sono all'origine di grandi scoperte. Ma sembra proprio che per questo motivo una importante parte dell'essere sia andata perduta. Troppa energia è stata investita nella ragione, nella tecnica. Attualmente si tende, mi sembra, a riscoprire questa parte dimenticata dell'uomo. Quella parte, cioè, che corrisponde alla sfera dei sentimenti e della spiritualità, per poi integrarla nella sfera razionale e tecnica, di modo che l'uomo possa nuovamente vivere in unità con se stesso. Das
so, dass der Mensch wieder ganzheitlicher leben kann. Attraverso questa terapia, il bambino o l'adulto entrano dunque sempre più profondamente in se stessi. Protetti dalla terapeuta, diremmo dal suo amore materno incondizionato, affrontano dolori, provano gioia, fino a ritrovare in se stessi un'unità. Solo allora la loro personalità si svilupperà e consoliderà. Questo processo avviene su di un piano simbolico. Non è un linguaggio razionale, ma l'espressione di un linguaggio simbolico. Tutte le figure che vediamo qui hanno un carattere simbolico e naturalmente le possibilità di interpretazione di un simbolo sono svariate perché i simboli non hanno mai un solo significato. Tocca perciò a noi riconoscere quale simbolo e quale contenuto simbolico in questo momento siano importanti per colui che sta giocando. La nostra formazione consiste appunto, tra l'altro, nell'imparare a capire i simboli, nell'apprendere in quale contesto culturale essi sono utilizzati. Inoltre, è molto importante che, oltre a possedere certe conoscenze, siamo anche in grado di sentire, di vivere spontaneamente quanto accade in queste rappresentazioni. Dobbiamo, nella misura del possibile, conoscere le diverse culture in modo di sapere con quale contenuto simbolico abbiamo a che fare. Il processo che avviene qui appartiene naturalmente all'esperienza dell'essere umano come tale, sia egli occidentale o orientale, anche se, ben inteso, lo sviluppo è diverso a seconda del contesto culturale. Così, se vogliamo aiutare individui di diverse provenienze, dobbiamo saper riconoscere quale contenuto simbolico sia importante per un certo individuo. Ma fondamentale resta il fatto che innanzitutto, in qualche modo, dobbiamo essere capaci di vivere insieme al cliente ciò che avviene nella cassa della sabbia. Questa è la premessa fondamentale. In seguito possiamo poi servirci dell'interpretazione del simbolo per la nostra comprensione, per essere cioè sicuri di che cosa il cliente volesse rappresentare senza esserne consapevole. Dora Kalf è una donna modesta e schiva. In lei non colpisce tanto la vivissima intelligenza, quanto le sue grandi doti di cuore, o meglio diremmo la sua grande disponibilità e amore materno. Potremmo anche dire che in lei si sente la presenza viva del simbolo della grande madre. Dora Kalf ha due figli. Qui è con Martin, il più giovane, pure psicoterapeuta. Thank you.
Thank you.